Bene, possiamo iniziare. Innanzitutto, ciao a tutti, mi presento ancora per gli ultimi che sono arrivati. Io sono Chiara del Liceo Volta e vi do il benvenuto a questa assemblea organizzata dagli studenti dei collettivi studenteschi. Come sapete, abbiamo organizzato un sondaggio nei giorni passati per riuscire a capire quale fosse la situazione che stavano vivendo gli studenti in tutto il paese. Questo sondaggio siamo felici di dire che ha avuto un grande successo. Più di 50 città hanno avuto studenti che hanno risposto a questo sondaggio per un totale di più di 600 risposte al questionario. Ci sembra importante accompagnare un'indagine con una proposta più concreta, che è questa assemblea, dove vorremmo discutere delle problematiche che sono sorte e che in realtà già c'erano prima che si scatenasse questa emergenza del coronavirus. Abbiamo pensato di fare una relazione introduttiva che sarà fatta da Ons, una ragazza del liceo Selmi di Modena. Io sono Ons Abderhamid, salve a tutti, e frequento il liceo linguistico Francesco Selmi di Modena, nonché il collettivo studentesco Jeunesse Engagée, Gioventù Impegnata. Anch'io ci tengo a ringraziare tutti e 76 di voi. Ad oggi, ripeto ciò che ha detto Chiara, quasi 600 studenti di tutta Italia hanno compilato il questionario, la maggior parte dei quali ha espresso il desiderio di coinvolgere studenti della propria scuola e di entrare a far parte dove vi fosse già o di formare dove non vi fosse un collettivo. Questo perché noi studenti, di fronte all'abbandono delle istituzioni e dello Stato, sentiamo più che mai la necessità, l'esigenza di unirci e di discutere dei problemi del sistema scolastico, sia in generale, sia più nello specifico del suo peggioramento ai tempi del coronavirus. Se chi è di dovere non si è minimamente interessato ad occuparsi di noi, dobbiamo appunto unirsi, organizzarci e trovare il modo da noi, da soli. L'assemblea di oggi vuole appunto essere un primo passo per il cambiamento delle cose. Quella che oggi è un'assemblea telematica, un'assemblea virtuale, un domani sarà fisica, in carne ed ossa, diventerà un collettivo. Farà la differenza nello stato del sistema scolastico in una scuola. E, dato il decremento dell'attività giovanile dell'ultimo periodo, alcuni di voi hanno scritto nel questionario che non sapevano cosa fosse un collettivo. Esso è un gruppo, un'associazione di giovani che possono far parte di una stessa scuola o di più scuole, di scuole diverse. Essi si organizzano, discutono e appunto organizzano il movimento giovanile locale, di solito condividendo la stessa idea politica. E infatti il collettivo, l'assemblea, è uno strumento politica che abbiamo in mano noi giovani. Quando pensiamo alla politica ci viene in mente magari il Parlamento, la corruzione, oppure adesso che la politica si è sempre trasformata in un grande spettacolo, una specie di farsa, magari ci viene in mente la televisione, se non il teatro, o peggio ancora le commedie di Molière. Fare politica però significa prendere coscienza, ovvero conoscere noi stessi e il contesto in cui ci troviamo e in base a queste riflessioni prendere posizione, assumere posizione, prendere parte, essere in questo senso partigiani. E anche se la politica dunque magari non ci interessa, nel senso che non ci piace, ci annoia o ci delude, essa ci interessa, ovvero ci riguarda. Gli esistenzialisti francesi direbbero che anche scegliere di non scegliere è una forma di scelta e corrisponde a stare con il più forte, a parteggiare con chi ha i mezzi, che nel nostro caso sono economici, a mantenere lo status quo. Oggi è sabato 2 maggio. Dunque, tra 2 giorni ha inizio la cosiddetta fase 2 e sono passati dunque quasi 2 mesi dall'uscita del decreto dell'8 marzo, che ha spinto gli studenti e gli insegnanti di tutta Italia a cambiare il rispettivo concetto di apprendimento e di insegnamento. 2 mesi nei quali abbiamo visto il fallimento del nostro sistema sociale di fronte a un fenomeno come un'epidemia, che abbiamo visto che storicamente è ciclico, ovvero si manifesta con una certa regolarità. Infatti,
circa ogni 5 anni vediamo appunto la manifestazione di un virus aggressivo. Ciò vuol dire che, per quanto la situazione è straordinaria, sarebbe potuta essere prevista. E sicuramente 30 anni di tagli al sistema sanitario non è il modo migliore per prepararsi a un'eventualità simile. A livello economico, ci troviamo davanti alla crisi descritta come la peggiore finora mai vista. Questo, per la maggior parte dei giovani, vuol dire incertezza più totale sul proprio futuro. Di un'Italia che tra l'altro vanta un tasso di disoccupazione che si aggira attorno al 30,2%, seguito solo da Spagna e Grecia. E i dubbi però non riguarderanno neanche più soltanto la carriera lavorativa, la vita da adulti, riguarderanno il futuro prossimo. Ad esempio, cosa fare all'università e peggio ancora come fare l'esame di Stato. Questa crisi si esprimerà anche politicamente con ulteriori misure di austerità, ovvero una serie di politiche e di sacrifici sociali che andranno a pesare sulle famiglie dei lavoratori, sulle classi meno agiate della nostra società. Abbiamo già visto come il governo giallo-verde, ovvero Movimento 5 Stelle e Lega, per realizzare i propri piani politici ha sacrificato, insieme alla sanità, al trasporto, alle politiche sociali e alla ricerca, anche l'istruzione. L'anno scorso abbiamo assistito ai 100 milioni di euro tolti all'istruzione, alla ricerca, all'università, di cui 30 milioni solo tolti al diritto allo studio. Non solo, degna di nota è anche la reazione del ministro dell'istruzione, la signora Lucia Azzolina, che compariva sui nostri schermi e tentava di offrire risposte, ma non faceva altro che nascere altrettante mille domande nelle menti di tutte le famiglie italiane. Non un'informazione chiara sui problemi tecnici causati dalla didattica online, sulla la possibile risoluzione. Non una parola sul ritorno o meno a scuola, prima hanno detto a maggio, poi a giugno e poi mai più, eccetera, eccetera. Non chiarezza sull'esame di Stato e di come sarebbe stato strutturato. Per non parlare poi della scuola. Oggi il tema principale è l'insieme dei problemi che si sono presentati con la didattica online, ma è importante tenere a mente che la situazione non era rose e fiori prima dell'epidemia e del conseguente lockdown. Abbiamo già parlato dei tagli all'istruzione e della conseguente mancanza di fondi. E dato che i fondi pubblici diventano dunque miseri, la differenza tra una scuola o l'altra si vede esclusivamente la differenza tra i fondi privati. E svantaggiate sono dunque le scuole di periferia o quelle che si trovano nel sud dell'Italia. Vi è inoltre anche un disequilibrio nella ripartizione degli studenti. Infatti quelli più capaci e più agiati socialmente tendono a raggrupparsi in determinate scuole e determinate classi, mentre quelle più deboli economicamente e culturalmente a concentrarsi in altre. Aristotele ci insegna che nel momento in cui vi sono delle differenze si presentano anche delle gerarchie. E infatti abbiamo visto il formarsi da una parte di scuole di serie A e dall'altra di scuole di serie B. Le prime sono ricche di fondi, sono spesso localizzate nel centro città, offrono un'istruzione degna di essere considerata tale. Le seconde non godono invece di questo privilegio. E attenzione, non dobbiamo cadere al tranello della presunta mobilità sociale, ovvero della possibilità di poter cambiare classe sociale, di poter prendere l'ascensore sociale. C'è un'indagine di Alma Laurea, la ventesima, che riguarda l'anno scolastico 2017. E lì leggiamo che l'84% dei diplomati che ha deciso di iscriversi all'università proviene da famiglie in cui almeno un genitore è laureato. Questa quota scende a 65% tra i giovani cui i genitori sono in possesso di un diploma. Scende ulteriormente a 46% tra quanti hanno padre e madre con un titolo di scuola dell'obbligo, addirittura a 41% tra i diplomati con genitori con al massimo la licenza elementare. E non solo, leggiamo anche che i figli di operai e di impiegati rappresentano solo il 21% dei laureati nel 2017 e solo l'8,7% dei diplomati al liceo classico proviene da famiglie non agiate, mentre il 38% dei diplomati alle scuole professionali è rappresentato da questo gruppo, quest'ultimo gruppo, ovvero le famiglie non agiate. Poi,
le scuole professionali, solo il 13% chi frequenta la scuola professionale viene da famiglie di classe sociale elevata, e mentre solo 3 studenti su 10 degli istituti professionali prima del diploma dicevano di essere interessati a iscriversi all'università. Quindi noi notiamo come la maggior parte dei problemi del sistema scolastico sono una conseguenza dell'esistenza delle disuguaglianze sociali, e questo non deve sorprenderci. La scuola è il riflesso del contesto sociale in cui è inserita, di tutti i meccanismi che ha quest'ultima. Basti pensare alla scuola durante appunto l'epoca, durante il periodo fascista. I maestri e poi successivamente i docenti universitari dovevano giurare fedeltà al re, allo Stato, non far parte di nessuna organizzazione politica e partito che non fosse il partito fascista. Vi era il calendario fascista, l'importanza della disciplina, dell'educazione fisica, fede partito, eccetera, eccetera. Oggi non si glorifica più il duce, ma il capitale. Il modello di cittadino ideale, infatti, consiste nella figura dell'imprenditore. La scuola si impegna dunque di più, sempre di più, a formare il lavoratore di domani e non più lo studente con spirito critico, culturalmente pronto ad affrontare il mondo e nel nostro caso comprendere l'inefficienza del sistema che ne sta alla base. Dal 2000 le scuole sono dotate di autonomia scolastica. Ciò significa che anche se fanno parte di un solo sistema, ovvero il sistema scolastico nazionale, hanno una propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa, ovvero possono decidere di fare eventuali modifiche sul monte ore annuale delle discipline, quindi magari favorire una materia o un'altra per una quota che sta sul 20%. Possono modificare i programmi delle materie e anche l'organizzazione di queste ultime. Questo però porta le scuole ad essere in competizione le une con le altre, esattamente come la competizione che vediamo tra imprese e fabbriche. E gli studenti qui sembra quasi che abbiano la funzione di una vite, un prodotto, un ingranaggio, parte di un sistema. La vite, in questo caso, non deve porre domande, non deve comprendere il mondo, ma deve solamente operare in nome di un fine che tra l'altro le è anche sconosciuto. Poi c'è il problema dell'alternanza scuola-lavoro, che cambia nome ogni tanto, adesso si chiama PCTO, che viene presentato come un'opportunità didattica. Cioè noi dobbiamo veramente pensare che quella di lavorare gratis sia in che modo possa essere un'opportunità didattica. Tra gli obiettivi dei moduli PCTO troviamo l'imprenditorialità, la competitività e una serie di altre caratteristiche necessarie per diventare dei grandi sfruttatori. Quindi, prendi un sistema scolastico in crisi, mettici un pizzico di epidemia di coronavirus, cosa ottieni? Boom, catastrofe. E a tutti i problemi che abbiamo visto finora, legati dunque alle disuguaglianze sociali, si sono aggiunte le questioni presenti in un altro tipo di contesto sociale, quello in cui tutti gli individui sono stati appunto catapultati all'inizio della vita, ovvero la famiglia. Anche qui abbiamo visto cosa voglia dire far parte di una famiglia di serie A, quindi dotata di almeno un dispositivo per componente familiare, di una connessione internet abbastanza veloce, di una casa spaziosa e silenziosa, e di cosa invece vuol dire far parte di una famiglia di serie B e di essere privato di almeno una di queste caratteristiche, se non una combinazione di più e o di tutte. Chi è svantaggiato economicamente non ha dunque i mezzi per ricevere un'istruzione degna di essere considerata tale. A questo poi si aggiungono tutte quelle forme di oppressione psicologica portate dalla convivenza forzata. Sono sempre più allarmanti i dati sull'incremento della violenza domestica, sia nei confronti di donne che nei confronti di ragazzi. Di cosa voglia dire appunto convivere col proprio oppressore? E soprattutto queste figure oppresse trovano ancora più difficoltà, data la situazione appunto, a avvicinarsi a organizzazioni che tentano di proteggerli. I giovani con un'identità di genere che non è conforme alla cosiddetta norma, che magari fanno parte di famiglie bigotte, i figli di operai che sono costretti a vedere i propri genitori andare a lavoro
perché il prodotto per cui operano è considerato essenziale, anche se magari si tratta di pezzi di automobili o di prodotti tech. Considerando poi soprattutto che i posti di lavoro sono il focolaio per eccellenza, garantiscono il miglior contagio. Per non parlare poi di cosa voglia dire vedere il proprio genitore perdere il lavoro o peggio ancora perdere la vita. A tutto questo si aggiungono le lezioni online, che sono sempre più lunghe e sempre più pesanti da seguire. Con la didattica a distanza, il rapporto docente-studente è ancora più distaccato. Dico ancora di più perché è da anni che denunciamo il problema delle classi troppo affollate. È importante ribadire però che in questo caso gli insegnanti non svolgono il ruolo di carnefici, ma sono a loro volta vittime. Anch'essi possono subire tutte quelle forme di restrizione economica, possono vivere tutte quelle situazioni di violenza domestica, possono vivere anche la perdita di amici e di parenti. Tra l'altro abbiamo visto come hanno dovuto improvvisare un metodo di didattica a distanza che funzioni, perché non hanno ricevuto abbastanza direttive ministeriali o dalla scuola. Si sono trovati in difficoltà davanti agli ostacoli della tecnologia e per non parlare dei problemi precedenti, dei tagli all'istruzione e il precariato. Mi fermo qui per quel che riguarda l'elenco delle problematiche perché non voglio rubare spazio al dibattito. Non c'è nulla di più efficace, secondo me, di sentire l'esperienza di chi ha vissuto sulla propria pelle l'inefficienza del sistema scolastico. Però voglio ribadire che la nostra non deve essere una mera elencazione delle problematiche, anzi si impegna anche a offrire un barlume di speranza, perché in una società come la nostra, dove non vi è spazio che per il profitto, dove l'istruzione, la salute e l'ambiente passano in secondo piano, sempre che occupino un posto nell'elenco di cose importanti. Voglio ricordare che prima che si aprisse questa parentesi Covid abbiamo assistito a milioni di giovani che sono scesi in piazza per rivendicare la salvaguardia dell'ambiente. Abbiamo gridato nei microfoni come il 70% dell'inquinamento atmosferico sia causato da 100 delle più grandi aziende. Abbiamo letteralmente lottato per il futuro di cui volevano privarci. E anche gli operai hanno lottato affinché la loro salute e quella delle loro famiglie, di cui noi facciamo parte, fosse presa in considerazione. Abbiamo assistito agli scioperi spontanei, mi viene in mente alla Cornegliani di Mantova, alla Whirlpool, alla Titerni, alla Bonfiglioli di Bologna. Lavoratori di tutta Italia hanno ribadito di non essere carne da macello. Ed è stato chiaro il ruolo della classe operaia oggi. Non si sarebbe, o se no, così tanto insistito affinché la produzione continuasse. E noi dobbiamo ricordarci che saremo noi i lavoratori del domani. Se non cambiamo le cose subito, saremo costretti a rivivere questi soprusi, la cui intensità non farà altro che acuirsi col tempo. Il diritto allo studio e il sistema sanitario però non sono sempre esistiti. Essi sono stati il frutto di grandi lotte che hanno visto giovani e lavoratori uniti nel corso del 68-69. È importante tenere a mente che oggi non concederanno niente gratuitamente per generosità, non importa quale mezzo utilizziamo per chiederlo. Dobbiamo prendere esempi, prendere ispirazione da questi esempi storici e comprendere cosa voglia dire appunto unirsi e organizzarsi e lottare, perché l'unione, l'organizzazione e la lotta sono fondamentali, elementi fondamentali per qualsiasi forma di rivendicazione. E quella per cui stiamo lottando noi oggi è la rivendicazione del diritto allo studio. Noi vogliamo una scuola che sia gratuita, che sia libera, che sia laica, che sia per tutti, che sia un diritto di tutti, non un privilegio per pochi. E sembra utopico richiedere una scuola gratuita uguale per tutti, e forse lo è se si cerca questa realizzazione all'interno del sistema sociale che abbiamo, il sistema capitalistico. Noi infatti ribadiamo l'importanza di accompagnare la lotta studentesca a una vera e propria guerra aperta contro il sistema capitalistico, ovvero la radice del problema. Il sistema capitalistico, colui che sacrifica la nostra istruzione, la nostra salute, il nostro ambiente in nome del guadagno, del denaro. Colui che fa più morti di tutte le guerre messe insieme e che ancora oggi viene descritto come il miglior sistema che abbiamo mai avuto.
Io penso di aver concluso e non voglio prendere ulteriore tempo anche al dibattito, quindi vi invito veramente a rivederci il più presto possibile, magari organizzare altre assemblee e a unirci e lottare. Grazie. Ciao a tutti, io sono Noemi, una ragazza che fa un istituto tecnico turistico al Pareto a Milano. Prima di tutto volevo ringraziare tutti per aver partecipato a questa assemblea che, come abbiamo detto moltissime volte, è nata da una necessità reale e l'unica cosa che abbiamo fatto noi è stata incanalare tutta la rabbia e tutta la forza che i giovani stanno provando in questo momento, perché questa è una cosa che dobbiamo combattere noi, che nessun altro combatterà al posto nostro. E noi pensiamo che sia doveroso incanalare la forza, perché una piccola forza da sola non riuscirà mai a smuovere niente, ma una grande forza arriva ad abbattere qualsiasi muro. Lo vediamo tutti noi, no? Una brezza non ha mai fatto male a nessuno, ma un uragano è in grado di distruggere tutto. E quell'uragano siamo noi, che siamo in grado di spazzare via tutte le disuguaglianze, tutte le ingiustizie, per sempre. La storia ci insegna che tutti i grandi movimenti che sono riusciti a cambiare le condizioni di milioni di persone sono iniziati nello stesso momento e nello stesso modo in cui iniziamo noi oggi. Tutto inizia dopo anni di frustrazioni, di rabbia che all'improvviso scoppia e qualcosa si rompe e oggi noi non siamo più disposti a subire senza reagire mai. Oggi stavo guardando su Rai Storia un documentario che parlava delle lotte che ci sono state negli anni del 68 e 69 e da allora sono passati più di 50 anni, ma vediamo che la nostra condizione non è di certo migliore di quella che avevano gli studenti di quegli anni. Non siamo dei privilegiati come vogliono farci credere. Vediamo che i rapporti sulla povertà in Italia mostrano che in 10 anni di crisi i giovani in povertà assoluta sono triplicati, mentre quelli in povertà relativa sono quasi raddoppiati. Ogni giorno dobbiamo scontrarci con genitori che perdono il lavoro, con giovani che hanno studiato ma il lavoro non lo trovano. Vediamo medici morire perché lo Stato non fornisce gli strumenti di protezione personale di prima necessità. Vediamo chi ci domina preoccuparsi più di come vanno le borse o di quanti profitti hanno fatto questa settimana, piuttosto della gente che sta morendo perché non ci sono posti in terapia intensiva. E perché non ci sono posti in terapia intensiva? Forse perché sono stati tagliati tantissimi fondi negli ultimi 30 anni per la sanità pubblica? Forse perché negli ultimi 10 anni sono stati persi 70.000 posti letto? Dico queste cose perché anche se siamo degli studenti dobbiamo guardare più in là del nostro specifico studentesco e non come fanno altre associazioni che vanno a braccetto con il governo. Guardiamo al nostro futuro, anche dopo la scuola. Ed è per questo che ci poniamo il problema di una società alternativa a questa che basa tutto sul profitto di una minoranza, di un 1% in confronto al 99%. Noi dobbiamo partire da un programma che punta a ridurre e in prospettiva ad annullare le differenze sociali nell'istruzione, nell'istituzione pubblica. La didattica a distanza, come è stata gestita da questo governo, queste differenze sociali le sta solo allargando e peggiorando. Molti interventi hanno ribadito punti fondamentali. Le case troppo piccole, un computer per 4-5 figli, per non parlare, come si è detto, della situazione psicologica di noi studenti, che vediamo i nostri genitori dover andare a lavorare senza mascherine, senza protezioni, anche in settori non di prima necessità, e quindi rischiare un contagio. Scandaloso anche il fatto che ha raccontato Sara Mollica, cioè quello della preside che pretendeva una quota alta solo perché era in una scuola detta di serie A. Questo dimostra come si punta sempre a immobilizzare le condizioni sociali, si lasciano sempre indietro i più svantaggiati e non c'è la possibilità di avanzare socialmente.
La ministra Azzolina non ci sembra affatto preoccupata di affrontare e di risolvere i problemi che noi oggi in questa assemblea abbiamo elencato. La sua linea è piuttosto quella di un tentativo di ridurre al minimo le tensioni, ma di certo non di risolvere nessuna problematica di fondo che ha visto l'istruzione pubblica andare a rotoli in questi ultimi anni. Si dice che non ci sono soldi. Infatti hanno stanziato una miseria per i tablet e per i computer in questi giorni che servono per fare la didattica a distanza. Qualcuno ha fatto una stima e si dice che in totale ci sono meno di 10 euro per studente a livello nazionale. Allora io mi domando, e penso che tutti noi ci domandiamo, perché ancora oggi risorse ingenti vengono utilizzate per finanziare le scuole private. Si stanno stanziando centinaia di migliaia di euro per salvare banche, aziende e compagnie assicurative o per stanziare o per pagare militari. Ma ancora una volta ci si dice che non ci sono soldi per l'istruzione, per la sanità pubblica o per le necessità sociali. Si è fatto qui un appello alla concretezza. Più concreto di questo, che stiamo facendo noi oggi, non so cosa ci sia. Stiamo attivando delle mobilitazioni in ogni scuola, siamo attivi in ogni scuola da anni per far avere computer e tablet a tutti gli studenti, per mettere a disposizione dei soldi per aiutare gli studenti, per avere delle strutture decenti. Noi stiamo partendo da qua. A differenza di altri, cerchiamo di capire quali sono le origini della nostra condizione. E pur tuttavia è dalla nostra condizione che dobbiamo e che vogliamo partire per combattere questo sistema ingiusto. È da qui dunque il nostro programma, che certamente verrà approfondito e migliorato nel corso delle prossime discussioni, ma che ha alcuni punti cardine che sono irrinunciabili. Non più di 20 alunni per classe e in una situazione di emergenza sanitaria devono essere ancora di meno. Banda larga gratuita per tutti. C'è bisogno di un'assistenza per tutti quei ragazzi che hanno difficoltà nello studio, che sono stati abbandonati in questa emergenza, e anche dei disabili ai quali è stato riservato lo stesso trattamento. Fornire tablet e computer degni di essere chiamati tali per tutti gli studenti affinché possano seguire la didattica a distanza. Assunzione di almeno 100.000 nuovi insegnanti tra coloro che sono precari e nelle liste d'attesa da anni. Noi in più ci schieriamo contro l'alternanza scuola-lavoro, che già era fortemente discutibile, ma che diventa insostenibile in un contesto in cui centinaia di migliaia di lavoratori perderanno il posto di lavoro per l'imminente recessione economica che si manifesterà a breve. Ci schieriamo anche contro l'autonomia scolastica. I presidi sono diventati dei veri e propri manager e non degli educatori, che mettono in concorrenza le scuole le une con le altre. Mentre a noi interessa che ognuno abbia le stesse opportunità e che venga tolta l'uguaglianza di classe. Non devono più esistere scuole di serie A e scuole di serie B, come dicevano alcuni dei primi interventi, che penso abbiano spiegato molto bene i problemi che stiamo vivendo, tipo quello di Sara. Queste cose sono inammissibili e noi le dobbiamo combattere. È uno scandalo il modo in cui il governo e la ministra stanno affrontando la situazione, aumentando le disuguaglianze. Vediamo inoltre anche come sia vero quello che Imano ha detto prima. La scuola vuole creare un lavoratore ideale ed è il suo unico scopo. Un altro punto fondamentale è quello che lo Stato deve stanziare dei soldi per le strutture scolastiche che cadono a pezzi. Vengono indirizzati milioni di soldi per le scuole private, mentre le scuole pubbliche sono pericolanti e pericolose per noi studenti, cadono i tetti addirittura, non c'è riscaldamento in inverno. In più pensiamo che la proposta di fare una maturità in presenza sia assolutamente azzardata. Le scuole sono chiuse da mesi e non c'è stata nessun tipo di sanificazione. In più così tanti studenti e professori tutti insieme in un'aula è assolutamente un rischio per il contagio. Poi sarà il 17 giugno. Farà caldissimo, nessuno starà con la mascherina perché si soffoccherebbe. Quindi questo è un elemento in più che ci espone al contagio. Infatti, tutte queste, ci sembra
tutti questi tentativi che sta facendo la ministra Azzolina essere solo fatti per dare una parvenza di regolarità ad una gestione che è stata del tutto dilettantesca di questa emergenza sanitaria, in una logica puramente di immagine e che non guarda al fondo dei problemi. Per non parlare del fatto che, come dicevano prima alcuni interventi, per andare a scuola moltissimi studenti devono prendere autobus, metropolitane e altri mezzi di trasporto, che sicuramente li aumentano il rischio di contagio. Questi sono solo alcuni dei nostri punti rivendicativi. Accogliamo anche la proposta di fare una piattaforma e il fatto che debba essere garantito il diritto di fare assemblee studentesche in questo periodo. Da oggi noi lanciamo la costruzione di nuovi collettivi in tutte le scuole d'Italia e di un coordinamento nazionale. Questo coordinamento penso che temporaneamente si potrà chiamare coordinamento 2 maggio, che è la data di oggi. Poi discuteremo successivamente sicuramente del nome e anche del programma che vogliamo avanzare, che sarà sicuramente più completo grazie al confronto. Raccoglieremo tutte le sollecitazioni che sono emerse in questa assemblea per stilare un programma complessivo e lo invieremo a tutti i partecipanti per aprire un confronto. Studenti, noi ci dobbiamo preparare per il prossimo autunno, nel quale dovremo lanciare una grande offensiva, utilizzando tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, a partire dalle mobilitazioni. Grazie. Sì, Noemi è stata molto chiara. Come ha detto, è assolutamente fondamentale che noi restiamo in contatto, che non facciamo finire questa assemblea nel vuoto, ma che anzi utilizziamo tutto lo spirito combattivo che è emerso da questa assemblea per fondare un coordinamento e coordinarci tra noi a livello nazionale. Noi abbiamo in questo momento fatto una mail, assemblea2maggio@gmail.com, a cui possiamo scriverci per restare in contatto. Questo è molto importante perché ci servirà un punto di coordinamento per riuscire a comunicare tra noi anche in vista della prossima assemblea che dobbiamo fare per decidere meglio quale sarà precisamente la nostra piattaforma. E poi vorremmo anche che voi usaste questa mail e che la mail girasse il più possibile tra tutte le scuole, tra tutti i nostri compagni, i nostri amici, perché è un'occasione importantissima per ricevere un aiuto, per creare all'interno di scuole dove magari non ci sono dei collettivi. Quindi se magari siete da soli nella vostra scuola, vi piacerebbe fare un collettivo, però un po' non sapete da dove partire, un po' non sapete se ci sono altri interessati, scrivete a questa mail e noi vi diamo una mano per qualsiasi domanda riguardo all'assemblea. Scrivete a questa mail e noi vi daremo una mano. Detto questo, io spero che ci ritroveremo di nuovo per la prossima assemblea. Vi chiediamo di far girare ancora il questionario a cui avete dato risposta, perché si è dimostrato uno strumento valido, uno strumento che ha dato dei risultati e che è riuscito a riunire un gran numero di persone. Scriveteci per qualsiasi cosa. L'assemblea direi che può essere conclusa qui e ci vediamo. Ci risentiamo per convocare la prossima assemblea.